e Pierce, gli esterni Beckham e Lesso a centrocampo, a destra dei teleschermi maglia bianca i leoni d'Inghilterra, alla sinistra gli azzurri di Cesare Maldini. Il primo pallone per il panchina azzurra con Cesare Maldini, di testa stacca l'imperioso Sol Campbell, preferito da Glenn Hoddle, più anche potente, quindi non credo che ci sia una grande differenza. È certo che è una squadra rimaneggiata, attenzione McMahon, 6 vittorie per ciascuna e 5 pareggi. Può ricevere Beckham, c'è stato l'intervento abbastanza duro di Casiraghi, rimane a terra Neville, il lungo spiovente a cercare Letizier, Ferrara su di lui, comunque è a vantaggio dell'Italia, quindi va bene. Pallone lungo di McMahon, c'è di Nobaggio, difficile il controllo, pallone poi c'è spinto da Costa Curta, c'è libero e riceve Lesso, cross al volo, Peruzzi. Sono capaci di fare il cross a rientrare molto bene, e come potrà dire Viale quando il Neville batti, l'Italia tutta all'indietro, solo Casiraghi nel cerchio di centrocampo, cross insidioso, Cannavaro, Bill, Beckham, Neville, attenta l'Italia, ben raccolta all'indietro, McManaman. Stanno scaldando infatti 3 giocatori della nazionale inglese dietro la porta di Walker. Bene, mi sembra il lancio lungo, respinto di testa da Campbell, effettuata la rimessa con le mani, siamo sempre 0-0 al 18esimo. La linea massima. Ince, vediamo la reazione dell'Inghilterra. Sì, però deve anche dare la palla per essere più pericoloso, qui non ha trovato lo spazio, era chiuso benissimo da tutti. Italia 1, Inghilterra 0 al 19esimo. Zola, l'anticipo da parte di Beckham. Costa Curta verso Casiraghi, riesce la sponda per Maldini. Esprima al meglio, troppo largo, troppo fuori dell'azione, almeno buttandosi in profondità in quel modo. Comunque adesso si vede proprio che Zola, il gol gli ha dato una fiducia enorme, fa delle cose deliziose. Di Matteo, bene per Maldini, su di lui Beckham. Sono piazzati gli inglesi, recupera Beckham. Adesso con il gol dell'Italia chiaramente l'Inghilterra si deve un po' scoprire, ecco, come in questo caso qua. Attenzione Maldini, pallone basso, Ince non lo aggancia, Maldini la percussione e poi con l'ultima parte del piede proprio Pierce ferma l'azione, riparte in contropiede l'Inghilterra. È una partita comunque vibrante, non ci sono grandi occasioni ma sicuramente di altissima intensità. Beh, insomma qualche occasioncina si è già vista, ma comunque è... Lungo rilancio da parte di Peruzzi. Neville, Beckham non controlla per l'intervento di Zola, palla in out. Guardate l'esultanza, anzi o meglio la disperazione di Maldini. Neville, siamo intanto al 33esimo minuto del primo tempo. Italia 1, Inghilterra 0, il 19esimo. Zola, batti, buono il pallone in profondità per Beckham. Attenzione, di fronte a sé Costa Curta, prova il destro, il pallone è deviato, c'è il primo, prima volta che parte da interno destro, e lui è tra l'altro è dotato di un tiro molto, molto potente, si guarda attorno per vedere se c'è qualche compagno in posizione, il pallone in profondità, non sono i due che aiutano lui, è il contrario, e quindi sì, diventa meno pericoloso l'Inghilterra. Sì, direi che Letizia si sta riposando in vista del secondo tempo, ma ho paura che... Tini, pallone lungo, troppo per Zola, Beckham con il petto all'indietro Walker, applausi per lui. E riparte proprio Beckham. Batti, il pressing di Albertini. Poi quello anche su Beckham. Generoso, lo ferma Maldini. Poi Cannavaro, ancora Maldini. Si inserisce però Beckham. Lo chiudono Ince. L'anticipo di Costa Curta. All'ultimo preferito a tutti nel ruolo di libero. Così come Gianfranco Zola, protagonista di un grande, molto bello spot della Sky TV e che abbiamo proposto anche noi di TMC e TMC2. McManaman lo rincorre Costa Curta, arriva anche Maldini in seconda battuta, questo è pericoloso. Beckham al centro, Letizier e poi Ferrara allontana e anticipa anche Peruzzi. Beckham, ora la rincorsa di Beckham, il suo destro, Peruzzi, grande, ad arrivarci seppur con fatica perché la punizione era tirata molto bene, era proprio nell'angolo, ma vedete Peruzzi era nella posizione giusta. Attenzione perché gli inglesi hanno riconquistato palla, Ferrara in questo finale di tempo stanno creando pericoli alla porta italiana.
L'Italia deve... ha giocato bene sino ad ora, è chiaro che in questa parte conclusiva gli inglesi stanno spingendo l'acceleratore. Beckham, pallone a girare in aria, volta è deciso e puntuale nell'intervento, fermato Beckham, Pierce, Lesso, ancora Beckham che prendendo in mano il centrocampo azzurro dal molto predilise invece dalla palla piano, poi crossare Baggio, ancora la sfera Maldini, inseguito da Beckham, Zola pronto a St. Neville, si sovrappone, riceve Maldini, duello con Beckham, il cross di destro, bello, primo tempo, bilancio in parità, 6 vittorie per parte. Niente, tutto questo non è possibile sempre perché l'arbitro Poole non dice che c'è fallo, l'intervento è scivolato. Beckham largo sulla destra, c'è Letizia, riceve, lo va a chiudere Cannavaro, riesce il tackle ma c'è ancora Beckham, lungo pallone per la testa di Shearer, riesce in tempo, Italia sempre in vantaggio per 1-0. Maldini aveva forse toccato il capitano. Beckham, sbaglia Maldini, Inz, Beckham deve dire ai suoi secondo te? No, ma da là è difficile, comunque io penso che l'Italia se riesce a stare più alta riesce anche a recuperare qualche... Letizia, era una buona occasione, 4 contro 4 nel capovolgimento di fronte, Beckham è salito molto dalla metà del primo tempo, chiede palla a McManaman che invece è sparito dal lungo pallone di Costa Curta, poi il mancato intervento di Casiraghi, sono 2, anzi 3 gli azzurri che si stanno scaldando in questo momento. Sembra che ci siano Nesta, Ravanelli e Chiesa. Vediamo un po'. No, non è Chiesa. Come dicevi tu, il terzo uomo è Fuser. Fuser. Non so se l'avevi riconosciuto. No, non penso anche da casa, amici, il grande incitamento del pubblico. La punizione ora a girare, di testa lontana Casiraghi. Atti. Beckham di tacco, mantiene il pallone in campo. Dino Baggio. Nevi sul pallone, lo scarico. Ora Beckham dalla bandierina. Smettano gli azzurri, Cannavaro, poi Pierce, attenzione, bomba di sinistro, ancora McManaman, chiude Albertini, Beckham, controllo, bravo nel cross, allontana Costa Curta, Beckham, all'indietro c'è Beckham, cross al centro, di testa, Fabrizio Ravanelli, bisogna allentare un po' la tensione perché anche soldati negli spogliatoi, Ravanelli, perde palla, il pubblico accoglie, salvo recupero, Ferrara, l'aggancio ma il pallone è messo a terra perché Poole ha fermato il gioco, eccolo battuto nel calcio di punizione, Beckham mette al centro, 36esimo, palla al centro, Zola, Campbell, Beckham, la finta, richiamato dalla panchina, sarà lui a entrare fra poco, vedete Maldini, c'è grande tensione nella panchina azzurra. Minuti che non passano, pubblico di sospingere, il portiere al rinvio, lo sbaglia, Beckham mantiene il pallone in campo. E Inz, Peruzzi si oppone con i pugni, 3 minuti, lo ripeto ancora una volta, e che sta volgendo al termine. No, questa c'è, cool. Neville non si decide a battere il fallo laterale, Maldini anticipa, quindi Albertini, c'è fallo, punizione per l'Italia. Sì, sì, giusto, questo è giusto. Fallo di Beckham. Poole fischia alla fine, fischia alla fine, l'Italia espugna per la seconda volta Wembley, batte l'Inghilterra. Così viviamo di tranquilli fino alla partita di ritorno.